Umberto Suprani, sono appena cominciati i giochi di Vancouver, ci puoi elencare quelli che sono i protagonisti della nostra regione? Ma nella nostra regione di Emiliano Romagnoli, di nascita e residenza, ci sono due bobbisti della zona di Parma, Tosini e Romanini. Uno, Tosini, è addirittura un guidatore nel Boba 2. Romanini è frenatore nel Boba 2 con Bertasso, che è Italia 1, e frenatore sempre con Bertasso nel Boba 4, che è sempre Italia 1. Poi abbiamo lo sciatore Giuliano Rassoli di Reggio Emilia, che è uno delle punte di diamante nello slalom speciale, che ha vinto una prova di Coppa del Mondo quest'anno ed è salito sul podio un'altra volta, che è uno che può trovare la giornata giusta per salire sul podio. In più, da acquisita, perché abita a Frassinoro ma è valdostana di nascita, la fortissima Arianna Follis, che già da oggi, lunedì, sarà impegnata in ben 5 gare. E però quelle cui punto di più sono la gara di oggi, che sono i 10 km di tecnica libera, e lo sprint a coppie con la Genuine, in cui sono veramente considerate fra le papabili del podio, avendo vinto il prova di Coppa del Mondo. Quali sono invece i precedenti degli Emiliano Romagnoli ai giochi invernali? Ai giochi invernali non parlo di partecipazione, perché nella ricerca che ho fatto non ho avuto il tempo necessario per risalire a tutti. Parlo dei medagliati. Nei medagliati abbiamo le ben 5 medaglie di tomba in tre Olimpiadi diverse, con 3 ori e 2 argenti fra slalom speciale e slalom gigante. Poi c'è Ippolito Sanfratello, che è passato dal pattinaggio a rotelle al pattinaggio sul ghiaccio, lui che è un portacolori della provincia piacentina, che ha vinto a Torino 2006 insieme ad Anesi e al fortissimo Fabris l'inseguimento a squadre, la medaglia d'oro. Inoltre, ed è questa una chicca perché rimane però sempre nell'ambito del Bob, nel 1964 a Innsbruck ci fu la medaglia d'argento di un ravennate, Romano Bonagura, che era in coppia con Zardini, precedettero addirittura il fenomenale Monti.